In nome del popolo italiano, la Corte, visti gli articoli 533 e 535 Codice Procedura Penale, dichiara Badalamenti Gaetano colpevole reato di omicidio premeditato di cui al capo A della rubrica e lo condanna alla pena dell'ergastolo nonché al pagamento delle spese processuali. Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto durante l'espiazione della pena, ordinando la pubblicazione per estratto della presente sentenza per una sola volta e a spese del condannato sui quotidiani Il Giornale di Sicilia e La Repubblica e mediante l'affissione nell'albo del Comune di Palermo e in quello del Comune di Cinisi. Visti gli articoli 538 e seguenti del Codice di Procedura Penale, condanna Badalamenti Gaetano al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. Bartolotta Felice, Bastardo Giovanni, Comune di Cinisi, in persona del Sindaco Pro Tempore, della Regione Siciliana, in persona del Presidente Pro Tempore. Certo che Peppino faceva la cosa giusta, voleva aiutare al più debole, ma si tagliarono le pere. Peppino per me incarnava e incarna l'inquietudine. Certamente difficile, abituati a vedere Peppino come animale politico, vederlo come uomo. La politica era al primo posto, ne aveva fatto, secondo me, una scelta di vita. Peppino ha rappresentato un punto invece di coscienza critica. Ma era una sete di giustizia che non si poteva estinguere se non agendo. Era il punto di riferimento. E per me era molto intransigente. La sua capacità, la sua preparazione portava a far sì che un gruppo di 30-40 ragazzi, compagni che ci ritrovavamo là dentro, andavamo dietro solo alla sua posizione. E credo che Peppino fosse diversi anni avanti a noi, cioè vedeva le cose con molta più lucidità di noi. Glielo dicevo io, Peppino, sto attento, Peppino. No, non ti preoccupare, dice, quando mi ammazzano, dice, si fanno colpevole. E poi mi scenderanno. Ma che cosa sapeva questo ragazzo? Ma non lo so, se lo immaginava, aveva delle amicizie fuori. Perché stava sempre in Città di Milano, ci stava, a Roma ci stava. Però sempre tirava per la Sicilia. Mi è morto uno piccolino, sono stato tre, ma sono due, Giovanni e Peppino. Per tre anni siamo stati compagni di classe e di banco. Peppino mi è sembrato subito un ragazzino diverso dagli altri, più sensibile, più intelligente, più preparato in tutto, soprattutto per quanto riguardava i temi sociali. Già da piccolo dimostrava una sensibilità che noi altri coetanei non avevamo assolutamente. Il
nel primo anno del liceo, unificano le due sezioni, allora erano la A e la B, e ci ritroviamo di nuovo nella stessa classe. Eravamo 34-35, insomma, in quella classe, ed è stato un anno bellissimo, fatto di risate, di divertimenti, di contestazione agli insegnanti. Il greco e il latino era il primo della scuola. Mio fratello era il professore, io ne cavegno per raccomandare a mio nipote, se cosa ha di bisogno d'aiuto, suo nipote ha un magazzino che racchiude tutto qua. Peppino mi è sempre sembrato la persona più matura che c'era in quella cerchia di compagni, di scuola e di amici. Peppino a 30 anni, per esempio, dopo tante esperienze politiche, aveva la maturità e l'esperienza di un uomo di 50 anni, perché lui era capace di assimilare anche l'esperienza degli altri, di quelli che lui definiva interlocutori validi, e la faceva sua. Poi conosceva benissimo la letteratura europea dell'Ottocento e del Novecento e anche quella americana, i poeti del Nuovo Corso, Ferlinghetti, Corso, oppure lui aveva già letto On the Road di Kerouac, per esempio, aveva già letto e metabolizzato Steinbeck. Peppino all'inizio aveva cominciato a dare due o tre materie, poi non volle più studiare. Una volta che suo padre mi aveva detto, ciurice se lei, se dovesse pigliare un pezzo di carta, poi può fare ciò che vuole. Riuscì a convincere Peppino a venire a fare un esame all'università. Storia delle dottrine politiche. Peppino mi disse, vabbè, lo facciamo assieme senza studiare e vediamo chi prende di più. Chi prende di più paga una pizza all'altro. Per cui andammo a fare questo esame. Per combinazione io avevo dato un'occhiata a una dispensina su Rosmini. Quindi avevo qualche conoscenza in più, io ho preso 30 e lui 28, senza avere toccato libro. Dopodiché Peppino mi disse chiaramente, vedi che cos'è l'università, cioè puoi andare a pigliare per il culo tutti con la tua ignoranza, è solo una trasmissione, è un veicolo di cultura borghese e di falsa cultura. La cultura che interessava Peppino è ben diversa, la cultura popolare, la cultura che nasce dalla base, la cultura della ricerca, eccetera. Quindi da quel momento Peppino andava all'università solo per fare lavoro politico, non per fare, diciamo così, l'universitario. Siamo sulla spiaggia di Cinisi, stiamo facendo il bagno, ci prendiamo il sole. Peppino mi dice, mi piacerebbe se tutta la vita fosse così. Male. Io ero alla difesa dei miei figli, io lo sapevo, che io ero alla copertura di Peppino. E lui Peppino ci diceva, perché mio figlio Giovanni, se mia madre dice l'avesse contrariato a Peppino, ci avesse stato peggio. Io lo chiamavo, ci diceva Peppino, all'una ti presenti, il pranzo a tavola, a mangi e poi te ne vai. E lo incoraggiava, e Peppino la sta a perdere, Peppino sta attento. E c'era un rapporto benissimo fra me e Peppino. Giocare col mondo. La madre era di Cinisi, la sua cultura era tipicamente mafiosa. La mattina che ammazzarono Peppino mi venne a dire, sentisce, l'amico tuo voleva fare satare un treno in cui c'erano gli operai. Un paio di giorni dopo che io stavo meditando di cominciare a scrivere questa cosa, mi dissero che c'è uno che vuole scrivere un libro sopra Peppino, ma che c'è da scrivere in Capustofonte? Mio padre si limitava a dire che lui sapeva come sarebbe finita.
lo sapeva prima, che avrebbe voluto dirmelo in tutti i modi, ma io non glielo ho permesso, che sono stato mio perché sono stato un po' troppo stupido per lui. Beh, la mia famiglia non ha avuto granché di problemi, anche se i consigli e i suggerimenti che mi venivano dati erano ovviamente di lasciar stare, lasciar perdere, perché erano dei pazzi, erano dei folli, e tu hai un buon avvenire, cavolate di questo genere, no? E quindi i consigli erano questi, ovviamente. Mia mamma una volta proprio in un battibecco mi ha trascinato per i capelli, per il corridoio, perché assolutamente mi si vietava di andare a Musica e Cultura. Mia madre, poverina, invece mi difendeva, come la mamma di Peppino difendeva Peppino, mi difendeva dicendo a mio padre: no, non ha sbagliato, ha detto la verità, se tu butti fuori lui, vado fuori pure io. Mio padre era un galantuomo, mia madre la stessa. Mi sono sposata io e ci fu l'inferno. E in giro altro. Una volta suo padre ci disse, dice, ma sai, ti lauri e poi se la mi si mette non hanno un posto. Lo tagliavo. Dice, ma questo la mi toi. Ma chi sono gli amici tuoi? Peppino, stai fermo, diceva, sì. Stai fermo, stai fermo. Voglio sapere chi sono. Io ci sputo in faccia, fuori di casa. Fuori! E ci mettono un pere, dice. E se ci mettono un pere, vai pure fuori tu. Peppino non era odioso, non aveva odio. Mio marito quando poi ci faceva la testa, che saccio per Pasqua, Natale, ci chiama Peppino. Noi ci diceva, ma perché lo chiami tu? O lo butti fuori tu di casa? Chiamalo. Poi che ci dice, Giuseppe, vieni, mangiamo assieme. Veniva. Senza avere nessun odio, niente. Era lui che aveva l'odio come figlio. Che erano mafiosi. Sentiva il peso dei problemi sociali, di questo contesto terribile in cui siamo cresciuti, se lo sentiva addosso, e Peppino sapeva di non poter stare zitto rispetto a queste cose, e mentre noi non percepivamo la gravità di certi problemi, lui già l'aveva percepita e aveva percepito dentro di sé l'incapacità a stare zitto, a non dire niente rispetto a queste cose. Lui era fatto così, doveva esprimere la sua rabbia. Personaggio di mafia di paese non andava assolutamente addirittura menzionato, non si doveva parlare per esempio dei Danna a Terrasini o che so di Badalamenti a Cinisi, perché erano nomi che già nominarli era pericoloso. Io ricordo quando Don Tano andava a votare, c'era scappellamenti a destra e a sinistra che partivano dai vigili urbani fino ad arrivare al sindaco. Era una cosa disgustante, disgustosa. Peppino ci ha indicato un percorso, che era quello della denuncia, ma la denuncia contro gli ambienti politici e gli ambienti mafiosi che stavano speculando sul territorio. Quindi la battaglia
per il riscatto del territorio era la battaglia contro le cosche locali, inevitabilmente. Punta Raisi fu un'esperienza estremamente esaltante. In quegli anni lo vediamo impegnato in tantissime cose, non era lo studente, il liceale spensierato come noi, legato un po' al gioco, un po' allo studio, lui aveva altri interessi, infatti subito dopo a Cinisi viene fuori la lotta assieme ai contadini contro l'esproprio per i terreni di Contrada Molinazzo per la costruzione della terza pista e Peppino è il protagonista di questa lotta. Che alla fine si conclude con una sconfitta perché i terreni vengono espropriati, molti anziani di Cinisi perdono non soltanto l'appezzamento di terreno ma perdono motivazioni forti che li tengono vivi e cominciano a lasciarsi andare, insomma alcuni muoiono anche per il dispiacere. Peppino ci ha insegnato a individuare i nemici, che poi sono i nemici di classe, che erano quelli che il territorio lo vivevano in maniera completamente diversa rispetto a tutti gli altri cittadini, usandolo come fonte di affari e di speculazione. Certamente penso che sia proprio una lotta di classe, in fondo il terreno sociale su cui noi operavamo erano i disoccupati, erano gli edili sfruttati in maniera bestiale. Perché qua da sempre siamo stati abituati che nessuno era messo in regola, per cui quando si parlava di muratori che dovevano essere messi in regola da parte insomma, degli imprenditori c'è stata una contromossa. Contromossa che ovviamente veniva messa in pratica con le lettere anonime. Allora queste lettere dicevano: caro Peppino, noi ti vogliamo bene, sappiamo di chi sei figlio, eccetera, però stai attento a come ti comporti, altrimenti c'è il rischio della morte, no? Cioè, chiaramente lettere minatorie, ti riferisco 74 questa cosa sarà stata. Cioè già Peppino su questo terreno sociale operava e fu Peppino a farmi conoscere il revisionismo come scelta rispetto al rivoluzionarismo e a mettermi l'idea che questa società non si può battere se non con un lavoro di preparazione rivoluzionaria. Lo perdo di vista per alcuni anni dopo il liceo e lo rincontro alla fine del 73-74 a Terrasini. Perché avevamo messo su un gruppo teatrale, il gruppo Home, avevamo creato uno spazio che era il nostro piccolo teatro. Il gruppo Home. Abbiamo messo in atto, diciamo, uno spettacolo che allora era Tommy dei Who, molti anni prima che uscisse il film. Tutte le proposte culturali che facevamo venivano ben accolte dall'ambiente terrasinese. Peppino veniva a seguire tutte queste cose e dimostrava parecchia attenzione e parecchio entusiasmo a quello che facevamo a Terrasini. E si riproponeva di fare qualcosa di più grosso. Infatti subito dopo, un paio d'anni dopo, a Cinisi viene fuori il circolo Musica e Cultura, che secondo me l'esperienza più grande, più importante a livello di aggregazione giovanile
non soltanto culturale ma anche politica, che ci sia stata in tutta la provincia di Palermo, per la qualità e la quantità di interventi fatti all'interno del circolo e portati all'esterno. Che volevano fare qualcosa non tanto per cambiare il mondo, però questa attività è stata importante, credo, per tutti, o in maniera positiva o in maniera negativa. Per le ragazze di allora erano tempi in cui era difficilissimo poter comunicare. E magari quando c'erano questi balli in maschera c'era una sorta di libertà. Anche il semplice cineforum, anche la semplice discussione ci scatenava delle questioni, delle riflessioni che ci hanno fatto diventare quelli che siamo. Cineforum che non era la semplice proiezione del film, ma era anche un modo per riflettere su determinati problemi, quali il matrimonio nella proiezione di un film di Bergman, che ti faceva riflettere anche su problemi della società in quel periodo. Era l'inizio, diciamo, del movimento femminista, però, che si è distinto da quello di Ludi, e devo dire che Peppino, tutto confluì in questa figura, tutto andò verso praticamente questo vertice. E confluì tutto lì. Nel corso del tempo la sua figura sì è stata un pochettino mitizzata, sono state messe in ombra aspetti, come dire, aspetti che ognuno di noi ha, aspetti meno, come dire, eclatanti, meno. Questo è brutto, anche il film fa vedere, ci presenta un Santino. Abitando a Cine se lo conoscevo da lontano come uno pazzo. E la prima impressione che mi ha dato invece che era una persona molto preparata, molto cosciente e molto dolce. Contrariamente a quanti dicono, dava spazio. Il mondo se lo poteva mettere sotto e analizzare, farci un'analisi, aveva gli strumenti per poter capire, ad esempio per quanto riguarda politicamente, sul capitalismo, su cose, Peppino ha letto molto, per cui era, su questa cosa aveva gli strumenti per poter spiegare perché una cosa succedeva e perché non un'altra. Ecco, diciamo era nei fatti una persona di cultura che si preparava fra l'altro ed era informatissimo. Per cui il mio stupore era Peppino. Essendo un intellettuale preparato, aveva un'idea molto dettagliata dell'arte. E si dilettava a cercare un po' attraverso le atmosfere della musica classica qualcosa che aveva a che fare con il linguaggio proprio artistico. Riusciva a parlare anche di jazz, anche se lui non aveva mai avuto esperienze né musicali né tecniche né tantomeno strumentistiche, però sai, una persona che legge, che sa leggere dietro le righe, riusciva anche a interpretare quel sentimento che normalmente è tipico degli artisti. Riusciva, non lo so, a farti sembrare le cose semplici, anche quelle che non erano semplici. Infatti l'abbiamo visto che poi le cose non erano così semplici. Secondo me lui viveva questa contraddizione, cioè anche se lui era il leader politico oppure voleva fare il politico, però secondo me lui ne soffriva del fatto che appunto la mamma aveva quel ruolo e invece non poteva andare sul personale, non poteva anche lui divertirsi.
congregazione erano così, c'è una festa lì e tutti correvano, non è che c'erano gli inviti, si sapeva. E poi non era uno di quelli che si sposava, se non gli si diceva di persona viene, non lo si andava a prendere, non veniva. E all'improvviso lui era capace di risate proprio con tutto il cuore, profonde. Poi gli chiedevamo, ma perché stai ridendo? E lui diceva, perché in questo momento sto pensando al tizio, che poi era l'esponente, il piccolo esponente politico legato alla cosca, a Cinisi. E diceva, e mentre pensavo a lui, pensavo pure a Grigori Sanza, il personaggio delle metamorfosi di Kafka che diventa insetto. E lui era scoppiato in una risata proprio incredibile. Peppino Impastato, nel periodo in cui io l'ho conosciuto, era in lotta continua. Ci fu qualcuno che disse che lotta continua è uno stato d'animo. E per Peppino era questo. E fortunatamente per tutto un periodo che durò alcuni anni, lotta continua e Peppino agiva sulla base di uno stato d'animo che era una sensibilità enorme, sottilissima, finissima, ma enorme. Era proprio come una corda, come una corda che vibrava ad ogni alito di vento. Il nostro volere è un modello di società nuova, insomma, era qualcosa che non credo che appartenesse a noi. Noi non è che lottavamo solo contro la mafia di Cinisi, ci interessava il movimento nel suo contesto, ci interessavano altri crimini che venivano fatti, la morte di Francesco Russo, il rapimento di Aldo Moro, l'ipotesi della lotta armata, la potevamo contemplare come lotta armata rivoluzionaria di massa, ma non come momento individuale con cui si colpisce un bersaglio, questo non credo che ci abbia mai interessato. Peppino era un grande comunicatore. Peppino possedeva il linguaggio dell'intellettuale che non amava, ma possedeva il linguaggio più semplice del contadino, dell'edile, del pescatore, il dialetto, la lingua madre, l'italiano e il dialetto erano le sue armi più forti, insomma. I suoi volantini, i suoi documenti politici sono momenti di elaborazione di un linguaggio che era varissimo, insomma, e ricco. E faceva volantini, faceva bussi, ce li pubblicava nelle comizi, la mafia la metteva, la calpestava di tutti i tipi. C'era una volta, tanto tanto tempo fa, in un paese, anche questo lontano, 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 Mafiopoli, un paese tranquillo, dove c'erano tanti amici, 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 tutti erano amici, amici di qua, amici di là. E allora in questo paese c'era un consiglio comunale che doveva uscire perché aveva fatto contenti tanti tanti amici. Ci troviamo nel luglio del 77, io ero un po' scollato da molte cose e Peppino mi disse abbiamo fatto una radio perché non vieni a trasmettere anche tu. Ho detto ci sto, però andiamo forte, cioè andiamo con, ecco, ricordo benissimo di avergli detto con il bisturi. La radio la vedeva come un mezzo proprio per scardinare dall'interno una certa mentalità.
Perché sapeva che se tu fai un comizio, al comizio le casalinghe non ti vengono, molta gente non viene per non farsi vedere in giro, che viene ad ascoltare i tuoi comizi. Mentre se parli da casa, la gente da casa ti ascolta, ti mette. E in effetti è quello che è successo. Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. Ascoltiamo adesso l'inno nazionale di Mafiopoli. Abbiamo ascoltato l'inno nazionale di Mafiopoli. E Peppino con i suoi compagni aveva deciso di smontare questa cosa con l'ilarità, con lo sfottò, mettendo le protagoniste in tutte diciamo, le vignette nostre di Onda Pazza, smontando proprio i personaggi mafiosi, facendo vedere come erano così normali. Li facevamo cagare, li facevamo fare le cose più assurde. Infine a presiedere questa seduta, veramente in tutta la sua maestosità, Ci sono tutti. C'è il grande capo, i due grandi capi, Tano Seduto e Geronimo Stefanini, sindaco di Mafiopoli. Nel corso di una trasmissione io dico bada, io lo dico per 4 volte, non mi rispondere, ad un certo punto lui mi fa: bada come ti lamenti, porco cane. Cioè, io ho tirato fuori un nome che non avrei dovuto. Ma che fa, ti lamenti? No, non mi lamento affatto. Bada. A come ti lamenti? Eh sì, bada a come ti lamenti, porco cane. Ma io facevo programmi rock, sia inglese che americano che italiano. C'erano programmi sociali, no? Mi ricordo, ho fatto anche trasmissioni sugli indiani d'America. E poi c'era, vabbè, la famosa Onda Pazza. Tutto il materiale l'avevamo comprato di occasione, quindi l'avevamo speso molto. Lavoravamo noi gratis, quindi non è che... Comunque, sempre con un autofinanziamento. Anche nel fare la radio libera noi avevamo, come dire, questa etica. Tant'è vero che da noi non c'era pubblicità. Mentre tutti gli altri aprivano per guadagnare soldi, mettere la, come dire, la cassettina, la canzoncina e poi la pubblicità che faceva guadagnare soldi. Da noi non ce n'era pubblicità, non esisteva la pubblicità. Tutto quello che veniva trasmesso, anche la canzoncina, era fatta in modo da dare dei messaggi. Tant'è vero, c'erano delle trasmissioni, credo che una di queste addirittura la facesse proprio Peppino, in cui lui analizzava anche le parole delle canzoni e spiegava quello che c'era dietro alle parole. Quanto sarà la nuova casa bianca? Sarà 4 piani, alta 16 metri, alta 16 metri. E poi forse riusciremo a realizzare un 5° piano, comunque l'altezza sì, poi la porteremo a 17 metri, sa com'è, gli amici sono sempre condiscendenti. E gli aerei da dove passano? Ma 17 porta disgrazia, facciamo 18? In faccia le dicevamo, stavano facendo un palazzo al 5° piano. Va Peppino, cioè, se non lo potete fare questo palazzo, c'è perché avevamo un aeroporto qua vicino, che apparecchi ne volano di tutti i tipi e può succedere il danno. Allora lo fermarono. Quando poi l'ammazzarono avevano partito per glielo fabbricare. E i compagni dicevano: no, non si fabbrica questo palazzo. Si è conclusa la riunione della commissione edilizia di Mafiopoli. Il progetto Z11 è stato approvato. Poi ci fu Z10. Il territorio è dello Stato, lo mare con tutto lo terreno, mi ha capito? E fecero un piccolo chisto turistico, misero barche, banderini, cose.
Vanno i contadini che avevano la proprietà da vicino. Dice Peppino, dice, ma come facciamo? Se noi ci andiamo a fare un bagno, andiamo a pagare a sta gente. Perché fecero un piccolo cosa turistico. Un porticciolo bellissimo, bellissimo, già in costruzione, dove approderanno tutte le nostre puttane, dove approderanno tutte le puttane dei nostri amici e da dove le nostre merci potranno partire indisturbate, sì, da dove i nostri commerci si potranno sviluppare all'infinito e ci saranno soprattutto 6 miliardi nelle nostre tasche, 6 miliardi concessi dalla cassa per la mezzanotte. Gli ultimi mesi il livello delle trasmissioni è diventato davvero pesante. Devo dirti che io personalmente non avevo una totale dimensione del rischio che si poteva correre. Peppino forse sì, anzi di sicuro sì. Per cui ci davo dentro e in maniera quasi incosciente. Peppino mi veniva dietro tranquillamente in questa cosa. Ecco, diciamo, quello di aver stimolato un po' l'aggressività di Peppino è qualcosa che mi porta appresso. Lontano che prega. È questa, Peppino ha messo il terrore in quella famiglia mafiosa, perché lui avrebbe potuto scombinare l'equilibrio e il potere di quella cosca, lui da solo. Secondo me i badalamenti hanno percepito l'estrema pericolosità di questo ragazzo, perché aveva capacità incredibili ed era il primo caso di scontro frontale con la mafia che veniva dal basso. Gli uomini delle istituzioni possono essere sempre in qualche modo, se non corrotti, avvicinati, oppure trasferiti da un posto all'altro. Peppino è un'espressione di una famiglia locale, è per giunta mafiosa come famiglia. Tutto più difficile. Anche Luigi Impastato era un ostacolo, che poi in qualche modo è stato rimosso. L'incidente, tra virgolette, che provoca la morte di Luigi Impastato, per me sarebbe tutto da verificare. Mi chiamano in badalamenti, erano forti amici, e ci dicevano, insomma, che stava ammazzare. No, dice, tu a mio figlio non lo ammazzare. Parliamo un poco in dialetto. Tu ammazzare a mia, e non a mio figlio. Poi ci fu l'incidente di mio marito. Un punto interrogativo. Ma non ha colpa la signora. La signora ha messo un botto. Sapete quando cade una valigia, un sacco pieno? Si ferma e sta lì a mio marito morto da terra. Perché essendoci mio marito, succedeva una guerra di mafia. Perciò dice, ma levare a Riddu e basta. L'ha ammazzato mio marito. L'ha ammazzato. Fa ammazzare a mio figlio e per ammazzare la pace. Penso proprio a questo. Come lo pensano tutti i sinistri ora. Thank you.
quel momento passò proprio la voce che Peppino Impastato era un terrorista e era andato a mettere una bomba proprio nel treno in cui ogni mattina gli operai andavano a lavorare a Palermo. Allora era molto frequentato il treno, era quello che noi chiamavamo primo treno, cioè il treno dei lavoratori. Quindi l'intenzione di quello che aveva ordito questa cosa o della diceria della gente era che Peppino si era messo addirittura contro i lavoratori nel pensare di fare questo attentato, cioè demolire una persona che era con i lavoratori, con la demonizzazione di tutto ciò in cui aveva creduto. È fatto in questo tipo però, come terrorista, capisci? Si è sostituito, poi si mise una bomba di 5 kg, ci misero, non corpo richiesto. E si fa saltare, ma passava alle 5 di mattina per far saltare il treno. Il diavolo fa le pentole ma senza copecchia. E in quei giorni abbiamo raccolto le prove della morte di Peppino, che Peppino era stato prima seviziato là dentro, l'avevano picchiato a sangue dentro il casolare. Abbiamo trovato le pietre, abbiamo portato le pietre al magistrato, dando le prove della morte di Peppino. Quando invece in quel momento si parlava solo di tentata strage, Peppino aveva fatto un attentato terroristico. Poi si era passata all'ipotesi del suicidio per una banale lettera che avevano visto. Chi ha concepito questo attentato avrà curato anche di diffondere questo tipo di voce. In ogni caso fu senza dubbio ciò su cui si orientarono subito i carabinieri, i quali in questa cosa hanno le loro complicità. Quando siamo arrivati non ci hanno fatto entrare, ci hanno portato direttamente in caserma. Dopo due giorni noi siamo ritornati su quel posto e abbiamo dovuto raccontare, questa è la parte che ti lascia una amara in bocca, cioè abbiamo dovuto raccogliere i resti di Peppino, l'abbiamo dovuto raccogliere noi, perché in fretta e furia quella mattina hanno raccolto è brutto dirlo, ma le parti grosse di Peppino, le altre parti hanno lasciato nei fili, sugli alberi, i brandelli li abbiamo raccolti in tutti i posti, abbiamo riempito sacchi interi, questi sacchi, sacchetti della spesa. Le pietre che trovammo in quel casolare, insanguinate, i carabinieri ci dissero a suo tempo che le indagini le facevano loro e non si rifiutarono di venire. Abbiamo dovuto telefonare al professor Del Carpi, il quale ha telefonato a un magistrato a Scozzari, che l'indomani è venuto a fare il sopralluogo a notare le pietre. L'accertamento che si fece, furono portate a Catania per vedere il gruppo sanguigno. Dopo 7 mesi finalmente arrivò questo referto. Si trattava di un gruppo 0 RH negativo, lo stesso gruppo di Peppino, abbastanza raro. E questo fu, 7 mesi dopo, la prova che decise il magistrato ad avviarsi sull'ipotesi dell'omicidio per opera di mafia. Questi momenti mi rattristano, mi deprimono. Quando io vedo dentro di me quei momenti in cui io raccolgo il ciuffo di capelli con la cute di Peppino nel filo o nell'albero, in quel momento, non lo so, si diventa una nullità, una cosa, non so come spiegarlo, lo stato d'animo che si può provare in quel momento. Mio figlio ci è morto in quella balata, lo sangue che circolava dalle pietre, e non furono capaci a dire ma cazzo fu morto. Perciò di qua fu portato un binario. Questo non l'hanno fatto. Uno di un municipio che appigliano queste cose, pigliava pezzettini di carne e cose, per puro caso trovava un pere di mio figlio.
e la pietra, tutta sangue. La pigliavo, la messo in un sacchetto, la consegnò a un carabinieri, la fece scomparire. Erano tutti d'accordo, carabinieri, politici e mafiosi. Io direi che sta roba della mente, diciamo che è l'esecutore materiale, no? Ma credo che sia stato il paese di Cinisi e in parte anche noi ad uccidere Peppino, perché i Cinisi non ha mai amato Peppino se non d'amore. È stato interamente tutto il paese che da tempo ha cercato, da sempre ha cercato, diciamo così, di respingere questa figura e non accettarla. In fondo abbiamo rilevato come continuano a essere chiuse le famose finestre di Cinisi ogni volta che le attraversiamo per una manifestazione. Certo non c'è l'atmosfera che c'era, perché ne ammazzavano tutti i giorni, però la mafia c'è ancora. Tutto deve rimanere invariato in mano a un certo potere e certi equilibri politici ed economici non devono essere intaccati. Verrebbe un po' da dire come il Gattopardo, passeranno 100 anni affinché qualcosa cambi, perché nell'ordine naturale delle cose che qualcosa debba cambiare, ma i 6 siciliani non vorranno mai cambiare perché sono perfetti. Non sogno né poeta né addemeno avventore, ma uno che vuole parlare con voce. La cosa più forte che Peppino ha lasciato è stato il fatto che ha costretto alcuni di noi a vederci ogni anno per un mese nelle ricorrenze. È stato un treno che è passato nella mia vita e mi ritengo fortunato di averlo incontrato. Dicetemi, di qua è la colpa se le porredde sono porredde, ma di chi di che le sfruttano? E decidemi, di qua è la colpa se non diciamo mai la verità? Di chi ti hanno insegnato la lezione a memoria? Mi manca fisicamente, però ce l'ho sempre, cioè come se fosse sempre con me, perché io tutte le scelte che ho fatto nella vita le ho fatte sempre pensando a lui e pensando ai valori che grazie a lui abbiamo costruito. E vedremo, di qua è la colpa se non avevamo travaglio? Di chi ti a cui ci conviene che le cose restano così? Di qua è la colpa se oggi ne scantava a parlare? Di chi di fare intoppa la bocca e ne ferma oggi le vedo? Noi avevamo, anche se erano 5-6 anni di differenza, però c'era una differenza culturale di preparazione. Non ci ha aspettato in questo senso. Però non credo che sia una colpa di Peppino, e neanche nostra. È così. No, e no, chista non me la vivo, signore miei. Nudo può fermare il nostro cervello. Più di una volta ho sognato Peppino, me lo trovavo davanti, parlava e dicevo: ma allora non è vero che è morto? E poi non mi ricordo, mi fa rabbia perché non mi ricordo le cose che mi ha detto. Non ricordo il confronto, la discussione che abbiamo avuto nel sogno. Non me la ricordo mai, mi ricordo la sua faccia. Com'è in sogno la faccia di Peppino? Come lo vedevamo alla radio, pensieroso o sorridente, o ironico o triste, perché Peppino era così. La colpa è mia, è tua, è nostra, è di tutti quelli che dicono lo cerevello si fermava, e intanto facciamo una vita di meschini per colpa di una maniata d'assassini. Per il tipo di lavoro che Peppino aveva intenzione di fare ci vogliono anni e non gliene hanno dato il tempo.